i fumetti a scuola ci restano. Una volta entrati, accolti in questo modo, conosciuti in maniera più approfondita, insomma, conquistano lettori a volte un po' più fragili, un po' più deboli, ma non è detto che non appassionino i lettori forti. E poi il fatto che rimangano a scuola significa anche che i ragazzi cominciano non solo a leggerli, ma anche a masticarne un po' il linguaggio, a capire i meccanismi, e questo fa venire subito voglia di produrre storie a fumetti, racconti a fumetti, riversandosi anche su altre materie, sulla storia, sulla geografia, sulla matematica. È un linguaggio che come tale viene usato poi dai ragazzi. Il fumetto è un mezzo di comunicazione, è un linguaggio, quindi va conosciuto, ma permette di raccontare qualsiasi cosa, soprattutto le emozioni. E quindi, quando mi arrivano le testimonianze delle maestre e dei maestri che dopo il mio passaggio mi dicono: "Guarda che qui dopo che hai fatto l'incontro, i bambini hanno iniziato a fare fumetti, a raccontarsi, a raccontare quello che succede a casa e ad inventare storie e a raccontarle a fumetti". Ecco, questa è forse una delle soddisfazioni più grandi, mettere un semino che piano piano cresce, diventa prima piantina e poi diventeranno dei bellissimi alberi.